Siediti amici del canale, bentornati in questo nuovo video. Sono qui oggi per cominciare, diciamo, una specie di serie. Come voi sapete, esiste già il Pernil Racconta, che è io che vi racconto qualcosa, tipo un evento, un qualcosa che è accaduto. Invece ho deciso di aprire un'altra serie che non ho ancora ben deciso come chiamare. Vi ho chiesto adesso aiuto su Instagram, vediamo se riusciamo a tirare fuori un nome carino. Però potrebbe essere tipo Pernilla consiglia o Pernilla aiuta, qualcosa così. Comunque lo troverete nel titolo perché quando uscirà il video l'avrò deciso. Allora, scusatemi se ho i capelli fradici, ma mi sono lavata, mi sono fatta una doccia con i capelli e volevo registrare questo video perché mi fate un sacco di domande sui concorsi. Quindi ho detto, ok, ho fatto un po' di concorsi, ho un po' di esperienza, posso provare a dire un po' come funziona, tutte queste cose. Quindi, prima di tutto, una domanda che mi fate tantissimi è: ma per andare in concorso bisogna avere un cavallo di proprietà? Allora, no, io facevo concorsi già quando ero alla scuola pony, poi ho preso una mezza fida, poi ho preso una fida, poi ho comprato un cavallo e ho sempre, cioè non sempre, però comunque già dalla scuola facevo concorsi, quindi con i pony della scuola, ovviamente non saltavo 1,20 m, facevo la 60, però si possono già fare i concorsi, ovviamente dipende dal maneggio, dipende da un sacco di cose, però si può, cioè non è che c'è una regola che devi avere un cavallo comprato per fare un concorso. Per categorie, che concorso fare, quanti giorni, mille cose, qua dovete parlare con il vostro istruttore perché non sono io che vi devo dire, dato che in casa salti così, in concorso devi fare così, no? Quindi, una volta stabilito che fate quel concorso, siete iscritti, tutto, anche per iscrizioni, cose, cioè almeno da noi fa tutto gli istruttori, quindi non bisogna preoccuparsi di quello. Allora, gli orari dei concorsi. Anche voi quando volete venirmi a vedere mi fate, tipo un mese prima mi fate, ma sai già che ora è sabato la tua categoria? Allora, nei concorsi di 3 giorni gli orari escono il mercoledì, giovedì, dipende dai maneggi, mentre per le gare di un giorno, tipo la domenica, escono giovedì, venerdì, non lo so, è anche di 2 giorni, secondo me, giovedì tipo. Quindi, ed escono, ad esempio, se è di 3 giorni, esce del primo giorno, poi il venerdì esce del sabato e il sabato della domenica. A meno che sia progetto sport, che allora esce prima ed è tutto sia sabato che domenica. Però è un altro discorso. Quindi, una volta che avete gli orari, di solito le fantastiche persone che organizzano i concorsi mettono un orario tipo 8 e poi mettono due o tre categorie a seguire, poi mettono 11 e mezza e poi altre due o tre categorie a seguire. Quindi calcolate che di solito in questa tabella degli orari c'è anche scritto ricognizione unica oppure no, cioè oppure non c'è scritto, non lo so, dipende. E quando ricognizione unica vuol dire che non siete costretti, però di solito è meglio. Dovete, se fate una categoria che è a seguire, dovete fare la ricognizione con la prima, quella che ha l'orario che ha, che c'è scritto ricognizione unica, quindi quella che viene prima. Ricognizione è vedere il percorso, non l'ho detto. Io di solito, se so che la mia categoria è alle 11, alle 10 massimo sono già al maneggio, anche perché poi dipende quanto sei a partire o un milione di altre cose. Quindi per gli orari questo, dovete, io ho sempre fatto di arrivare al maneggio almeno un'ora prima della mia gara o un'ora prima della gara con cui devo fare la ricognizione. Allora, poi altra domanda che mi fate tantissimo è: ma per le gare come mi devo vestire? Devo avere qualcosa di speciale? Allora, in teoria uno deve avere i pantaloni bianchi o beige, credo. Almeno io da piccola li usavo beige. Ed erano gare fise normali, però era tipo la 60, la 70, quindi non so se si possono ancora usare beige. E poi gli stivali neri. Poi la maglietta deve essere bianca col collo, oppure ad esempio quella che ho io di 3A, che è col collo bianco, però è tipo azzurrina chiaro. Però deve essere un colore chiaro, se no in Italia vi rompono le scatole. In Francia puoi andare con la maglietta di questo colore, che basta che abbia il colletto bianco, quello apposta, e ti fanno fare la gara, non ti dicono niente. Oppure gli internazionali, invece no, in Italia devono rompere, non puoi, deve essere bianca oppure di un colore chiaro, tipo l'azzurrino, il rosino, se no non va bene. Poi io ho un cassone da gara di cui ho fatto un video, vi lascio nella i, credo sia di qua. Avevo fatto vedere cosa c'era nel mio cassone e forse ne avevo fatto un altro in cui mi preparavo per una gara,
Boh, non mi ricordo. Comunque vi lascio nelle link. Comunque io ho un cassone perché facendo le gare di 3 giorni spesso bisogna, cioè è molto più comodo perché puoi tenere la sella e tutto rimane lì al maneggio dove c'è il cavallo, quindi non bisogna trasportarle in giro durante la notte. Vi lascerò giù nell'info box la mia lista, tipo con tutte le cose che devo prendere e mettere il cassone, se no mi dimentico. Poi altra domanda esistenziale che mi fate tantissimo è la ricognizione. Io vi dico come mi ricordo io il percorso, perché la vostra domanda è: ma come si fa a ricordarsi il percorso? Allora, prima di tutto mi sono dimenticata varie volte il percorso. Grazie al cielo solo due me lo sono proprio dimenticata, che non ho saltato, ho fatto giri strani, le altre volte mi è venuta l'illuminazione. Quindi importante ricordarlo, è la cosa più importante secondo me, perché poi uno mentre monta deve pensare a 300 altre cose, se non si ricorda il percorso è un problema, perché deve essere proprio ripetuto il percorso, dovete sapere benissimo. Sicuramente dovete capire dove volete partire a galoppo e dov'è il primo salto, quindi a che mano dovete prenderlo. Poi fate tutta la ricognizione col vostro istruttore che vi spiega tutto, i tempi nelle spezzate, nelle linee, ricordatevi che sono importanti, contate i tempi che sono importanti. Io di solito prima vedo tutto il percorso e quando l'ho visto tutto, quindi sono arrivata al 10, al 12, al 13, che ho finito il percorso, cioè di fare la ricognizione, lo ripeto tutto un po' di volte, cioè non lo ripeto mentre lo faccio, se no mi perdo quello che dice il mio istruttore. Altra cosa importante, l'ordine di partenza. L'ordine di partenza di solito si spera che esca almeno un giorno prima. Di solito in campo prova fanno entrare i primi 10 o se il campo è piccolo i primi 8 tipo. E nel campo prova stanno sempre quel numero di persone, quindi come una va a fare la gara ne può entrare un'altra. Se voi siete nei primi 8-10, il mio consiglio, comunque poi dovete chiedere al vostro istruttore, è di montare un po', soprattutto, cioè se siete nei primi 5 dovete prima montare e magari anche saltare un po', e poi fare la ricognizione e poi risalire, finire campo prova e fare la gara. Se siete dopo il decimo potete fare la ricognizione e poi prendere il cavallo. Anche qua uno magari deve preparare il cavallo, tipo me. Invece magari uno al groom è molto più semplice, gli dice a quest'ora vengo a prendere il cavallo. Invece se lo dovete preparare, calcolate minimo 20 cavalli per preparare il cavallo. Più o meno, per fare tranquilli, diciamo, io faccio più o meno così, forse più di 20, dipende. Poi, altra domanda esistenziale, cosa fare in campo prova? Allora, qua dipende tantissimo dal cavallo. Io ci ho messo un po' a capire, Domino, cosa ha bisogno di fare in campo prova, però finalmente ho capito. Lui non ha bisogno di lavorare tanto, ha bisogno di essere montato bene, il giusto, i salti non 300 miliardi di salti, ma 5 salti fatti bene, un po' di verticale, un po' di Oxer e poi l'ultimo verticale prima di entrare. Entro e faccio tanto basso, poi faccio trotto una mano all'altra veloce, poi faccio 2 giri di galoppo, faccio un cambio al volo magari se c'è spazio e poi comincio a saltare. Poi, anche la vostra gara, mi raccomando, in gara bisogna essere concentrati su percorso, velocità del galoppo, cioè bisogna un attimo avanzare, comunque siete in gara, non dovete andare uno all'ora. Poi cioè, oltre al percorso, anche la direzione, nel senso arrivare dritti, centrati sui salti, perché sennò è più facile che scartino, e ve lo dico per esperienza. Poi una distanza, cercare più o meno di vedere, di mettere una distanza, e poi c'è, cioè, la cosa che il mio istruttore mi ripete da tipo gli italiani dell'anno scorso è: se non vedi, aspetta. Però questo penso che sia più una cosa di Domino, cioè non penso sia per tutti i cavalli, perché lui preferisce rimettere un tempo. Quindi io se non vedo devo aspettare. Non guardare per terra, pensare ai tempi di galoppo che dovete fare e non essere fissati su quelli. Cioè se dovete fare 8 tempi, che sono tanti, può capitare che ne facciate 9 o 7, però non dite ok, no, ne devo fare 8 e quindi stanno venendo 7 e dite no, aspetta, sono 8. No, oppure il contrario, ne stanno venendo 9 e dice no, sono 8 e dite parti grande. Ecco, evitiamo queste cavolate. Quindi se vedete che 8 proprio non ci stanno, allora ok, fate 7, però 7 con la testa, non 7 partendo 10 km prima. E viceversa, piuttosto rimettete un tempo. A me è capitato sia di togliere i tempi che di metterli in più. E non è, cioè, soprattutto nelle linee in cui ci sono 8-9 tempi, allora ci sta. Se sono 4, farne 3 o farne 5 è già un'altra cosa. Quindi vi fate la vostra gara, concentrate fino all'ultimo salto, vi prego, perché io ho buttato un sacco di concorsi perché sull'ultimo salto ho
fatto casino, o domino, ho fatto casino. Quindi concentrati fino all'ultimo salto, mi raccomando, non fate cavolate sull'ultimo salto, mi raccomando. Poi uscite, ascoltate cosa vi dice il vostro istruttore, anche se siete arrabbiati, tristi, felici, qualsiasi cosa, ascoltate cosa vi dice perché è importante. Perché le cose che vi dice subito appena uscite dal campo comunque sono importanti, perché sono le cose che lui o lei ha percepito subito dal vostro percorso, quindi ascoltatele. Non piangete, non incazzatevi troppo, cioè ascoltate e poi fate tutte le altre vostre emozioni. Altra cosa importante, se siete in premiazione, il dubbio esistenziale è: ma scendo e vado a mettervi al cavallo oppure resto in sella? È il dubbio esistenziale della mia vita. Le volte che sono andata in premiazione non sapevo mai se scendere, se cosa fare, perché in teoria le premiazioni sarebbero a piedi praticamente sempre. A volte non rompono troppo se sei a cavallo perché magari è appena finito la gara e quindi ok. Diciamo che secondo me se avete 10 cavalli, fate in tempo, andate piuttosto, fate un po' veloce. Se avete il groom, vabbè, fantastico, glielo date. Tieni, devo andare in premiazione. Se montate con gli speroni per la premiazione, li dovete togliere. Se avete i guanti per la premiazione, li dovete togliere. Se avete la tartaruga, sarebbe meglio toglierla, cioè è più bello se c'è solo la giacca o solo la maglietta invece che anche la tartaruga. Il cap dovete averlo su, mi raccomando. Stivali dovete averli su, mi raccomando, dovete essere ancora vestiti da gara, senza speroni, senza tartaruga, senza frustino. Ecco, sono andata in premiazione anche col frustino. Tendenzialmente di solito vi stringono la mano e poi vi danno in mano le cose, quindi non cercate di prendere le cose prima stringete la mano. Poi, se siete in premiazione, se non siete in premiazione, mi raccomando, ricordatevi di premiare il vostro cavallo se è stato bravo, perché è importante, bisogna dimostrargli il proprio affetto, mi raccomando. Divertitevi in concorso perché, cioè, è bellissimo andare in concorso, quindi divertitevi. Informazioni tecniche molto molto importanti. Se fate la gara di più di un giorno, quindi di 2 o 3, ricordatevi di firmarvi nella categoria che fate il giorno dopo. Praticamente, a meno che lo faccia il vostro istruttore, allora ok, però nelle gare di 3 giorni o 2 giorni, dipende, però 3 giorni sicuro, voi ogni giorno potete fare una categoria diversa, a meno che siano tipo i campionati, che allora sono predefinite, diciamo, le categorie. Potete fare delle categorie diverse ogni giorno, quindi se io faccio 1,10 m il venerdì e va bene, il mio istruttore mi dice ok, domani facciamo la 15, voi andate dove c'è la segreteria, dove ci sono i fogli per firmarsi, e nella 15 ci sono 1,5 milioni, ci metterete 70 anni a cercare il vostro nome e vi firmate, cioè fate una firma, c'è cioè anche uno scarabocchio, basta che vicino al vostro nome in quel foglio di quella categoria ci sia una firma. E se voi andate a vedere anche nella 110 ci sarà il vostro nome, non dovete firmarvi se non fate quella categoria. Se andate a vedere nella 100 anche lì ci sarete, però anche lì non dovete firmarvi. Dovete firmarvi solamente nella categoria che fate, quindi questo è importante. E poi altra cosa importante che sono riuscita anche questo, dopo 1.000 anni che facevo le gare, una volta mi sono dimenticata di pagare. Io di solito pago l'ultimo giorno perché prima di tutto perché si dice che porti sfiga a pagare tipo il primo o il secondo giorno, quindi non mi voglio portare sfiga, già non mi serve. Quindi dopo che avete fatto la gara il terzo giorno, andate a pagare, andate a firmarvi, andate a comprare le foto, andate a fare tutto, però dopo così. E poi anche perché se fai dalla 15 in su, che quindi c'è il montepremi, se arrivi in premiazione poi dipende dai maneggi, però o paghi meno il concorso lì, oppure ti danno proprio i soldi, diciamo, senza scalarti niente. Quindi se poi pagate prima, poi dovete tornare, è un casino, allora fate tutto alla fine. Ricordatevi di pagare perché sennò poi è un casino contattare il vostro istruttore e poi se non pagate entro un certo tempo aumenta il prezzo perché è tipo la multa. Allora sarà cambiata un po' inquadratura e nei frattempo mi si sono asciugati anche un po' i capelli perché mi ha chiamato una mia amica, quindi ciao Ginny per aver interrotto questo video. Quindi siamo state al telefono tipo un quarto d'ora, non ho la minima idea se avevo finito di parlare o no. Però la raccomandazione finale è divertitevi in concorso perché sono delle esperienze magnifiche. Io ho dei ricordi in concorso stupendi e mi diverto sempre un sacco, anche se va bene, se va male. Comunque sono delle belle esperienze, quindi divertitevi. Non siate tristi e depressi come faccio io. E niente, io spero che questo video vi sia stato utile, oltre che esservi piaciuto. Se è così, lasciatemi un pollice in su. Fatemi sapere giù nei commenti se avete già fatto la vostra prima gara e se ne fate tipo tante spesso.
Ricordatevi di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. E noi ci vediamo al prossimo. Ciao!